Donna emancipata del 2018. Se volete che il vostro uomo sia vostro per sempre, questa notte fategli un rasti trombone. Guardate il cielo! È un missile! È un aereo! Fate meno! Esistono due categorie di persone: quelle che sanno cos'è un rasti trombone e quelle che non sanno cos'è un rasti trombone. Per oggi voi tutti saprete che cos'è, finalmente. Oggi divulgheremo questa notizia, questa conoscenza che abbiamo preso da internet. Fondamentale. Andiamo a spiegare che cos'è un rasti trombone. E poi perché rasti? Bisognerebbe andare a cercare l'etimologia. Rasti perché tipo raschi il culo mentre lo lecchi. Non lo so perché. Allora, il non tracinque questo fantastico mondo del rasti trombone, Giorgina. Dai, allora, non vediamo l'ora. Sento già il profumo di qualità della puntata. Un rasti trombone è l'atto di praticare un anilingus. Quindi? Che è la parte rasti, quindi spieghiamo anche il significato, e contemporaneamente eseguire un lavoro di mano. Quindi, in poche parole, che cos'è un rasti trombone? Praticamente, insomma, soffiate nel culo del vostro ragazzo mentre gli fate una pippa, quindi suonate la tromba. Non devono soffiare. Qui è specificato molto bene. Anilingus. Anilingus, non è anilingus. Un soffio, non stanno a fare il cristallo. Allora, il trombone. Insomma, allora, poi, passo passo, la guida su internet che abbiamo trovato ci spiega come affrontare questa pratica sessuale con il proprio partner. Un po' particolare, diciamo, no? Quindi vai, ci sono delle piccole regole da tenere conto. E poi, una cosa fondamentale, insomma, dato che si parla di una pratica che vede l'interazione dell'ano e della bocca e ti espone a malattie, insomma, sessualmente trasmissibili, è il caso che non la facciate con il primo poraccio che vi capita sotto mano. Pure perché cazzo? Perché non lo so che vi succede. Punto numero uno. Parla con il tuo partner. Le pratiche a sorpresa che coinvolgono l'ano non sono mai una buona idea. Beh, infatti, prima di avere questa pratica. Quindi l'importanza del dialogo col partner. Quindi non è che possiamo dal giorno alla notte andare alla nostra ragazza e dirgli: ciao, mi fai un rasti trombone questa notte. Quindi parlate con il vostro partner. Parlate! Vedi prima se lui sarebbe disposto a provare e se la risposta è sì, discuti di tutto, dalla pulizia fino a dove è disposta ad arrivare. Perché sembra che ci siano in questa pratica delle sfumature. Oh, di grigio. Dei particolari, di grigio, di rosso, di nero, un po' di sfumatura, un po' di sfumè. E quali sono queste sfumature? De merda sono le sfumature, se ti metti allora a leccare in culo, altro che sfumature. Cioccolato al latte, cioccolato fondente. Insomma, allora, solo anilingus? Quello e lingua all'interno? Quello e un dito? Niente anilingus, ma va bene un dito ben lubrificato che compia movimenti circolari all'esterno. Mi metti la bocca a bucio di culo? Circolare. Così facciamo vedere come. Che travaglia impressionata sta puntata. Passiamo al secondo punto molto importante per applicare un buon rasti trombone. Cos'è? Ma qual è il secondo punto? Fai sì che il tuo partner si lavi bene. E infatti non vorremmo ritrovarci tutti come Giglio Tigrato, no? Insomma, con le sbavettature sulle guancette di marrone, no? Quindi facciamo pulire bene il nostro partner prima di fargli un rasti trombone, ok? Facciamo questo bidet. Bidet fondamentale. Poi, qual è il problema? Che comunque devi tener conto che si parla sempre dell'ano. Certo. Quindi, comunque non è andiamoci che piano che c'è sull'ano, no? Ecco, infatti dice: tieni conto che non è realistico aspettarsi che un ano sia al 100% privo di odori e di sapori.
soprattutto se magari il giorno prima avete mangiato un po' pesante, Madonna, soffrire magari un po' di aerofagia. Evitiamo un rasti trombone dopo una cena al messicano. Poi la terza, anche un po' ironica, raccomandazione: suona un overture prima di passare alla sinfonia del trombone. Sarebbe, non è che vi dovete improvvisare, insomma, grandi musicisti. Per overture intende, insomma, di andarci piano piano, quindi un po' di preliminari, insomma. Preliminari. Preliminari. Scegli la posizione giusta. Oh, perché anche qui dobbiamo dire che questa pratica, cioè, ha anche una sua poi poesia all'interno, una sua posizione. Sua poesia. Siccome che la posizione del rasti trombone. Leggiamo: il modo più comune per praticare questa posizione è con il partner in piedi, a gambe leggermente divaricate, mentre tu sei in ginocchio dietro di lui e affondi la faccia, proprio affondi come se fosse, non lo so, una torta, nel sedere del tuo partner. Quindi, come avviene questa posizione? Con il partner in piedi, il maschio sta in piedi e non deve stare rigido. Sì, ma io mi rifiuto di fare, perché altrimenti le chiappe si stringono e la donna sotto non può andare a praticare l'anilingus. Chiamiamolo con termine pratico. Deve stare un po' curvo, un po' a culo a papera, no? Mentre la donna sotto procede con l'anilingus. Nel frattempo, però, lavorare di mano. E muovi la lingua così. C'è anche un consiglio su come muovere la lingua. Vabbè. Quindi proprio belle leccatone, belle strusciatore. Complimenti a te se mentre pratichi il rasti trombone riesci a fare qualsiasi altro gesto oltre al semplice movimento su e giù delle mani sull'asta. Se vuoi una maggiore coordinazione, prova a ruotare la mano avanti e indietro mentre impugni l'asta. Quindi così, come quando state sul motorino, no? Rassate e suonate il trombone. Inoltre, hai presente quel lembo sotto la punta del pene? È estremamente sensibile. Prova a stimolarlo col pollice, quindi è come quando giocate con la Play. Quindi motorino, PlayStation e trombone. 8 cose in una. E poi, punto numero 8, fondamentale, attenzione, me lavo pure l'occhiale a sto punto. Chiedi al tuo partner di restituire il favore. E come lo fai un rasti trombone a una donna? Dove lo suoni? Vai di grillo. Quindi non è un trombone. Vai di grillo. Ce l'hai grillo. Fatta. Vai di grillo. Quindi hai eseguito il rasti trombone. La chitarra. Certo. La chitarrina. Suonate la chitarrina. Suoni l'arpa. Ecco, suoniamo l'arpa. L'arpa trombone, no. Insomma è finita sta guida. Ce l'hai fatta, sì. Il tuo partner potrà quindi fornirti l'equivalente femminile combinando anilingus e fingering. Wow, che bello. Ok, no, allora, raga, dopo questa figura di merda penso che spariremo dal web. Quindi, donne, questa sera fate un rasti tromboni al vostro uomo o al vostro fidanzato. Donne, anche uomini, perché parliamo anche delle cose. Giorgia, sessuali. Tu me lo farai un rasti trombone? Assolutamente no. Ecco, però non prendete l'esempio di Giorgia, perché se Giorgia voi siete così temerarie. Ancora crede ai principi azzurri, alle poesie di Umberto Umberti. Non è un poeta. Fate il vostro rasti trombone questa notte. Bella, raga.